Ma guarda, il problema non è il cellulare, non è la tecnologia in sé. La tecnologia è uno strumento anche affascinante, che incuriosisce, emozionante a volte. Ma è l'uso che se ne fa. È come un coltello, può servire a uccidere o a tagliare il pane. Ho quasi 60 anni. Quando ero ragazza si usciva di casa con un gettone telefonico in tasca, senza neanche la sicurezza di trovare una cabina telefonica che fosse funzionante, no? Se ne avessi avuto bisogno. E sono cresciuta da ragazzina in una città meravigliosa, affascinante, complicata, piena di contraddizioni, di opposti, come Napoli. Napoli, io ringrazio il destino, l'universo di avermi dato l'opportunità di nascere in quella meravigliosa grande scuola a cielo aperto che è la città di Napoli. Veramente ringrazio. E andavo al mattino, avevo i miei 17 anni, i miei 16 anni anche, ecco. Uscivo e andavo alla fermata dell'autobus, ma non sapevo quando sarebbe passato, a che ora sarebbe passato, se sarebbe passato. Eppure ero pronta a tutto. Ecco, queste cose risvegliano la nostra intelligenza, tutte le nostre capacità nascoste, proprio l'assenza di regole fisse, ci rende più intelligenti. Certamente, quelli che crescono in un clima del genere hanno veramente una marcia in più, ce l'hanno. Una adattabilità, una flessibilità, una creatività che ti derivano dal dover risolvere i problemi costantemente, ecco, di non sapere mai che cosa ti attende. Ecco, quindi a quella fermata mi attendeva di tutto, poteva passare l'autobus in orario e sarebbe stato un caso, oppure poteva non passare, allora mi sarei avviata a piedi, avrei cominciato a camminare con qualche amica e sarebbe stato diverso dal giorno prima, oppure sarebbe arrivata stracolma, avrei dovuto fare tutto il percorso praticamente quasi appesa all'autobus, cercando di non cadere all'esterno con le porte aperte. E tutto questo ti rende veramente pronto a tutto, ecco, ti risveglia. Beh, il discorso delle comunicazioni, di crescere senza avere un telefono cellulare, senza avere un computer. Ai miei tempi, io sono del 1963, quindi ai miei tempi, quando ero bambina, i computer praticamente non esistevano. Si vedevano nei film di fantascienza dove questi computer più erano potenti e più erano grandi, no? Io adoravo la fantascienza, ho visto tutte le serie di Star Trek, Spazio 1999 e così via. Veramente meravigliose. E c'era molto spazio per il sogno, c'era molto spazio per il sogno perché non avevi nulla a cui attaccarti, nulla che ti venisse in sostegno quando avevi del tempo libero, non avevi quel telefono messo lì che potevi prendere per andare a cercare stimoli. Ecco, gli stimoli dovevano provenire da quello che ti circondava, dalla realtà. E la realtà
Ecco, la realtà a quei tempi erano quello che ti offriva, erano dei blocchi da disegno, un diario personale, dei pastelli consumati. E con quello creavi in maniera completamente personale. E questo che purtroppo i giovani d'oggi, le nuove generazioni, hanno completamente perso. Dopo la scuola uscivi per strada, non c'erano corsi di danza, corsi di sportivi, musicali. Uscivi per strada in maniera molto semplice. Quando abitavo in campagna con i nonni, i miei giocattoli lì, quelli che usavamo in gruppo, erano dei semi di albicocca o delle pietre, dei piccoli sassi. Si giocava alla campana con un pezzo di pietra, di gesso, si disegnava per terra e si giocava per ore. O si andava a catturare le farfalle, dovevi essere veramente dedicatissimo, attentissimo per riuscire a prelevare quella farfalla delicatamente per la punta delle ali. Era veramente difficilissimo. Io sfido chiunque a farlo adesso, oggi. Non è facile. E riuscivamo a non fare male a queste farfalle. Le mettevamo in un barattolo e poi dopo venivano liberate. Sì, questo era un gioco prettamente femminile. Oppure c'erano i ragazzi giocavano col pallone, con la palla. Quello è un gioco che è sempre stato il preferito dai ragazzi. E beh, quando andavi in giro con un grande spirito di libertà. Ecco, non avevi collegamenti, non avevi questa connessione continua. C'era un grande spirito di avventura. E lo stesso quando scendevi per strada a giocare. In città i nostri giochi erano nascondino, acchiapperello, i più pretenziosi potevano avere i pattini, le bici, ma altrimenti si giocava col niente, con nulla, si scriveva col gesso sui muri, si cantava, si correva. Ecco, questi erano i nostri giochi. Non esistevano i telefoni, non esistevano i computer. E si scriveva, c'era spesso l'abitudine di avere un diario personale. Io ce l'avevo, ero bambina e mi piaceva tanto anche disegnare, ecco, questi disegni, questi pensieri che venivano partoriti da tutte le tue piccole esperienze giornaliere. E dopo andavi lì a trascriverli, quelli più importanti, quelli che ti avevano toccato veramente di più. Ecco, quei periodi della giornata, quei periodi di gioco, quelle lunghe ore di gioco per strada, erano veramente, veramente preziosi, perché ti davano la possibilità di essere te stesso. Ecco, a scuola era un po' difficile, no? Sappiamo come sono concepite le scuole. C'è un bel po' di repressione, di regole, che per i bambini sono piuttosto pesanti, ecco. E
sono sempre stata a scuola una definita ribelle, E ho sempre amato la comunicazione, parlare con le mie compagne. E è stato molto bello, Mi sono tanto divertita, ma tantissimo, specialmente alle scuole medie. È stata un'età di mezzo, diciamo che l'intensità del divertimento è stata veramente, veramente grande. E un grande senso di comunità con le compagne, a tutti i livelli, dalle elementari fino alle scuole superiori. È stato meraviglioso, una grande comunicazione, una grande comunità, un grande senso di appartenenza con tutte le mie compagne. Non ho mai visto il bullismo, non ho mai conosciuto, e purtroppo sento che oggi è molto 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 pressante nelle scuole. Beh, noi non avevamo immagini violente, sì, c'erano i film più violenti che ricordo erano i western, dove c'erano classicamente i cowboy, no? I bianchi che erano quelli buoni che ammazzavano i pelle rossa cattivi, oppure c'erano i film di tedeschi. Ecco, io mi ricordo che ero terrorizzata dai caschetti dei tedeschi, che erano particolari, erano molto più tondeggianti, in forma di tartaruga, e non so, mi spaventavano tantissimo, ecco. E, oltre quello, non c'era violenza, c'erano i cartoni che ancora oggi vado a vedere quando ho voglia di immergermi in qualcosa di bello, di puro, che mi tenga distante dall'informazione, dalla follia che c'è intorno in questo sistema moderno. E mi ricordo questi cartoni meravigliosi che ho guardato fino a tarda età, tra virgolette, fino ai miei 18 sicuramente. E guardavo in TV, c'era Candy, Heidi, L'Ape Magà. Beh, quando vai a riguardarli ci trovi tanto di buono, ecco, tanto di buono. Penso che quei cartoni siano stati anche per me formativi, ed è molto molto significativa questa cosa, perché se osserviamo invece di cosa vengono nutriti i bambini oggi tramite le televisioni, allora ecco, ci rendiamo conto che tanta violenza arriva alle orecchie, agli occhi, alla mente di questi bambini, tramite proprio gli strumenti che dovrebbero essere atti a svagarli, a divertirli, ma anche a distruirli. Troppa violenza tramite anche le favole, i cartoni moderni. C'era il rispetto degli anziani, i nonni, le nonne erano personaggi fondamentali nella famiglia, personaggi importanti. E centralizzavano, facevano da fulcro alle famiglie, erano il punto di unione di tutti i familiari. E questo è durato fino ai miei 18, 20 anni, forse anche un po' oltre. Poi, andati via i nonni, purtroppo, ecco, il perno è caduto e il castello è crollato, e le famiglie sono oggi quello che sono. Più che altro separazione.
assenza di fratellanza, assenza. Questa, a mio avviso, è la causa di questa sofferenza profonda dell'essere umano, di questa grande fame, che poi in fondo è solo inconsapevole fame d'amore.